Sul fronte occidentale, i tedeschi nel 1910 sferrano una violenta offensiva che durò da febbraio ad agosto. Attorno alla città di Verdun. C'è l'intervallo, continuiamo dopo. Vorrei farmela. Ha due occhi giganti. Eh sì, proprio gli occhi stavi guardando tu, leopardi. Senti, deciditi questa smeralda, o ci provi o lasci perdere. Sì, ma come faccio? Ci sono qui, io conosco un sacco di metodi. Ma chi tu? Sì. Con quella faccia lì? Ma va a cagare. Perché va a cagare? Ascolta, la vedi Martina? Ora ti mostro il metodo lessicale. Il che cosa? Jacopo, per conquistare una donna non devi essere romantico, devi essere deciso, sicuro di te e soprattutto devi conoscere l'unico tempo verbale che faccia capire che tu sei il maschio alfa. Ah, il congiuntivo? No, l'imperativo. Martina, rompiamo! Hai visto? Mi ama! Che tristezza di uomo. Dai, alzati. Beh, almeno ci ho provato. Se non ci provi, cosa fai? Sì, ma io non so niente di lei, come faccio? Jacopo, è per questo che hai me. In che senso? Un amico incredibile che capisce tutti i segreti delle donne. Sì, cosa fai? Ti fingi l'amico gay? Oh no, molto di più. Mi fingerò una di loro. Innanzitutto, fai veramente cagare. Ah, sono una gran ficca. Tu cosa pensi di fare? Jay, non ti preoccupare. Adesso entrerò in bagno e scoprirò tutti i loro segreti e poi ce le facciamo di prepotenza. Ragazze, anch'io il gigolo. Speriamo bene. Voglio stare con lei. E magari questa volta Daniel ha trovato finalmente la chiave. Aia! Sono una schifosa idiota! Te pareva l'ennesimo flop. Ed è qui che ti sbagli. E perché? Ho scoperto cosa le piace. E cosa le piace? Pavi J. Bravo! È arrivato il genio, lo so da 2 anni, le piace Pavi J. E dille che è tuo cugino, così farai buona impressione su di lei e la rimorchi. Ma dai, ma non ci crederà mai. E allora costringi Pavi J a fingere di essere tuo cugino, fatti appoggiare con lei, così la rimorchi di prepotenza. E perché Pavi J dovrebbe aiutarmi a rimorchiare? Perché conosco anche il suo punto debole. Ovvero? Il cane. Quindi? Fa VJ, appena preso un cane, fingi di rapirlo, mostragli una foto col cucciolo e costringilo a lavorare per te. Sì, ma come facciamo a fare la foto con il cane? Ma non serve farla davvero, userò Photoshop. Lo sai che sono un mago del fotomontaggio. Allora, pronta la foto? È pronta. Oh, tadan! Fa cagare! Ma come fa cagare? Bellissima, guarda che perfezione, che mago che sono! Perfezione cosa? Ma sembra che l'ha fatto un bambino di 2 anni ubriaco, dai! Un bambino ubriaco! Oh, eccolo lì! Lorenzo, scusami. Ciao, noi siamo dei tuoi grandissimi fan. Sì. Volevo sapere se ci aiutavi a rimorchiare delle ragazze. E perché dovrei aiutarvi? Perché noi abbiamo Bob. E chi è Bob? Sam, abbiamo Sam. Sam? Il mio cane, Sam? Sì. Sì, certo. Fammi vedere. Fammi vedere le prove. Provo a farli vedere. Fai vedere. Il mio cane è quello. Come fate ad avere il mio cane? Tu facci rimorchiare e noi te lo diamo. Sì. A rimorchiare? Sì. Voi due? Sì. Siamo tutti amici qui, eh? Tutti amici. Vabbè. Per il bene di Sam. Ehi, Esme. Ehi. Ma lo sai che fa VJ mio cugino? Sì, certo, sparisci. No, se mi dai una chance io te lo posso anche far conoscere. Ok, dai, fallo venire qui se è tuo cugino. Con immenso piacere. Lorenzito! Ciao ragazze. Sono il cugino di Jacopo e Daniel. Ti amo! Sposami! Sono tua per sempre! Jacopo e Daniel mi hanno detto che sono single. So che è difficile con quella faccia che c'hanno, però
se volete dargli una chance.